partire da un cartello regionale al quale fanno parte tutte le associazioni del volontariato, le organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL, le imprese sociali, e al quale diciamo partecipa attivamente anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Siciliani. È partita questa iniziativa, diciamo, dalla consapevolezza che la Sicilia è tra le regioni, anzi è la regione in cui il livello di povertà assoluto è il più alto d'Italia. Dopo la Sicilia c'è la Campania. Quindi la necessità di mettere in campo uno strumento di contrasto alla povertà, di aiuto alle persone in povertà assoluta di uscire da questo dal bisogno estremo in cui vivono, è una necessità appunto anche questa assoluta. È chiaro che questa proposta di disegno di legge, che ha bisogno di essere sostenuto dalle firme dei cittadini, infatti oggi abbiamo noi presentato il disegno di legge, che è un disegno di legge di iniziativa popolare, quindi ha bisogno di essere sottoscritto e firmato con una firma autentica da parte dei cittadini, parte oggi. Noi partiamo oggi con la raccolta firme per poi presentare nei prossimi mesi questo disegno di legge in assemblea regionale, e poi per farlo votare all'assemblea e quindi di farlo diventare concreto strumento di tutela dei cittadini. Che, avendo aderito l'ANCI, i comuni sono aperti per poter sottoscrivere il tuo disegno di legge, ma poi possono andare in tutte le strutture della sindacale, organizzazioni sindacali, nelle strutture del volontariato, quindi nelle varie organizzazioni del volontariato, che qua sono tante, a partire dalla Caritas che è qui presente oggi. Ecco, e diciamo, parte questa battaglia di civiltà che coinvolge i cittadini. Noi stiamo facendo di tutto per coinvolgerli pienamente, non solo a Catania ma in tutta la provincia, in tutta la Sicilia, per poi mettere in campo questo strumento che deve veramente servire da un lato ad integrare le persone, perché il nostro progetto è di inclusione sociale. Poi il disegno di legge prevede la possibilità di assegnare una carta per beni e servizi, per acquisto di beni e servizi, non soldi, alle famiglie appunto che sono in un stato di povertà assoluta. Una battaglia, ripeto, che vuole mettere in campo iniziativa di inclusione sociale alle persone, alle famiglie che sono in queste condizioni, e poi anche determinare quelle condizioni per allontanare dal bisogno le persone, le famiglie, e quindi determinare anche una condizione di sviluppo e di legalità maggiore.